Ah, gli spoiler, il nemico pubblico numero uno. Se devo essere onesto, io ho sviluppato una visione tutta mia sugli spoiler. E voi direte, ma che visione si può avere sugli spoiler? Sono cose che rovinano le esperienze altrui e chi li fa è un bastardo schifoso con un posto già prenotato all'inferno. Comprensibile, comprensibile, posso capirlo, ma secondo me invece non è così. E ora proverò anche a spiegarvi perché. Ah, giusto, naturalmente per spoiler si intende le anticipazioni, riferite a un qualsiasi prodotto, che possono rovinare la scoperta e la sorpresa di quel prodotto, non gli alettoni sulle macchine sportive, perché sì, anche quelli si chiamano spoiler. Ora, scemenze a parte, perché la gente di base odia gli spoiler? Beh, perché uno spoiler ti dice qualcosa che ancora non sai e, per l'appunto, avresti voluto scoprire tu. Che ne so, robe tipo la morte di un personaggio, la fine di un combattimento, l'apparizione di qualcuno o di qualcosa. Insomma, eventi che si devono verificare. Chiaro, ci sta a prendersela un po'. Voglio dire, gustarsi una sorpresa è figo, soprattutto se quel prodotto ci sta piacendo e ne siamo affascinati. Ma alla fine, se ci pensiamo, lo spoiler è una semplicissima informazione. Un dettaglio, un particolare scollegato da tutto, che esiste solo lì, nel suo essere frammentato e separato dal resto della cosa di cui stavamo fruendo. Ed è qui che secondo me sta il trucco. Non so voi, ma io non mi approccio alle storie per ottenere informazioni. Nel senso, io non considero una storia come un insieme di informazioni o di eventi tutti incatenati assieme. Non guardo Dragon Ball per sapere se Goku sconfiggerà Freezer, così come non guardo Naruto per sapere se diventerà Hokage. Dell'informazione in sé non me ne è mai importato nulla, perché, per me, una storia vive di infinite sfumature che le ruotano intorno. Sicuramente sì, c'è una scaletta di eventi che fa da impalcatura, ed è quella che in gergo tecnico si definisce trama. La trama, e vi basta aprire un qualsiasi manuale di narrativa per scoprirlo, è proprio quello, è la linea di svolgimento dei fatti più importanti che costituiscono l'argomento di un'opera. Ma appunto, si tratta di un'impalcatura su cui sopra poi si sedimentano millemila cose diverse, che poco hanno a che fare con la trama. Per esempio, prendiamo uno degli eventi che meglio si prestano agli spoiler, e cioè la morte di un personaggio. Anzi, andiamo più nello specifico ancora, Vegeta in Dragon Ball. Sul pianeta Namek Vegeta muore, ok? Bene, a conti fatti, quanto è importante questa informazione di due parole, Vegeta muore, nel complesso di ciò che sta succedendo in Dragon Ball? Secondo me non è per nulla importante, ciò che rileva è l'insieme, come muore, quali sono le sue ultime parole, le lacrime, la frustrazione, la reazione di chi gli sta intorno. Insomma, sono tutte queste realtà incidentali quelle che costruiscono il momento e lo rendono più o meno importante nella sensibilità di noi che guardiamo. L'informazione da sola ha pochissimo potere rispetto all'insieme, anzi, per me non ne ha proprio, siamo noi che le diamo tutto questo potere con la cosiddetta cultura dello spoiler. Davvero l'informazione Vegeta muore è così vitale per la visione di Dragon Ball? Davvero conoscere quel singolo evento nel mare della serie rovina la serie stessa? Perché per come va oggi, sembra essere questo il pensiero più diffuso. Per come la vedo io, siamo noi che diamo troppa importanza alle informazioni, siamo noi che diamo troppo potere allo spoiler. L'esperienza di leggere un libro, vedere un film o vedere un anime va oltre la successione degli eventi. Persino Dragon Ball, che in fin dei conti è una storia molto semplice e molto banale, non si esaurisce nelle sole informazioni. Tramite le parole, le immagini, le musiche e i personaggi si creano momenti che superano di gran lunga la sorpresa nello scoprire qualcosa. Per dire, altro esempio, nel momento in cui sto preparando questa puntata di Starting Point, l'anime di Attack on Titan è quasi finito, mancano due o tre puntate più il finale che annunceranno a breve. Ecco, io sto aspettando che escano anche questi ultimi episodi per poi vedere la stagione intera. Mi piace fare così e mi aiuta a concentrarmi e a capire meglio. Però dal momento che gli episodi stanno uscendo da un po' e che il manga si è già concluso, mi è capitato di scoprire qualcosa in anticipo. Anzi, più di qualcosa. Eppure, io so perfettamente che la mia visione di Attack on Titan sarà lo stesso unica, nel bene o nel male, proprio perché è la mia esperienza e dipenderà dal mio rapporto con tutte le cose che compariranno sullo schermo. E in questo insieme, gli eventi singoli occupano il gradino più basso. Non importa se morirà questo o quel personaggio, o se vincerà una fazione piuttosto che l'altra. Il punto è che questi eventi scateneranno una reazione che sarà solo mia,
una reazione molto più profonda del semplice stupore. E nessuno potrà rovinarmela proprio perché tutte le sfumature impatteranno in un modo appunto personale, che sarà unico in quanto mio. In altre parole, lo spoiler di per sé è una cosa assolutamente neutra, salvo rarissime eccezioni che vedremo tra poco, e il potere di influire così tanto nelle nostre esperienze, siamo noi a darglielo. Se smettessimo di consegnare questo enorme potere a un'informazione che sta fuori dal rapporto che abbiamo con ciò che stiamo guardando o leggendo, sono convinto che ce lo godremmo di più. Del resto, che cos'è che conta davvero? La storia o il modo con cui essa ci viene raccontata? Sì, lo so che è una posizione un po' estrema, ma vi assicuro che funziona, o almeno con me ha funzionato. Chiaramente è complicato, nessuno lo nega, perché seguire una storia non per gli eventi che la creano, ma invece per ciò che ti suscita, presuppone concentrazione. Se guardiamo un film col telefono sempre in mano, è difficile considerare quel film come un'esperienza che va oltre agli eventi della sua trama, perché, essendo distratti, ci fermiamo a quelli. Però, una volta che si impara, si riesce a viversela molto meglio, secondo me. Tuttavia, come dicevo, ci sono dei casi in cui purtroppo questa linea di azione non funziona, e mi sto riferendo a quelle opere che si fondano sul colpo di scena finale, tipo Il Sesto Senso, Seven o I Soliti Sospetti. Qua, sapere l'informazione precisa, sì, ti rovina l'esperienza, perché tutto il racconto è strumentale a quel momento lì, ma è un particolarissimo tipo di narrativa. Le storie episodiche o a capitoli raramente funzionano così. Giunti fin qui però voglio sapere cosa ne pensate voi su questo argomento, quindi forza, non siate timidi, lasciatemi un commentino qui sotto. Grazie mille per la vostra cortese attenzione, questa era Starting Point, l'unica rubrica che non guarda in faccia nessuno, statemi bene mi raccomando, e noi ci si vede alla prossima!